Buongiorno. Oh, allora, oggi è un gran giorno. Tra l'altro sto con la luce accesa in camera. Oggi è un gran giorno perché e luce fu e persiana rotta fu. Dicevo, oggi è un gran giorno perché è il 22 febbraio. Sapete che giorno è? Non lo so, un pigiama, me sul letto in piedi, delle figure con Goku Super Saiyan Free. Oddio, adesso. Taposh, salvato tutto. Dicevo, un Goku contro Freezer, un Goku quarto, un Vegeta blu. No, non vi dice nulla? Infatti, tranquilli che manco io ci ho capito nulla. Infatti, non c'entrano nulla queste qui. Allora, scendiamo dal letto. Però quella parrucca da Super Saiyan blu, in effetti. Mi ricordo un'altra parrucca, sapete? Che probabilmente vedrete nel corso di questo video, ma intanto scendiamo dal letto che. Ok, ce l'ho fatta. 22 febbraio, anteprima italiana del film in cui c'è questo signore qui. Però dai, diamo a Cesare, anzi diamo a Broly quel che è di Broly. Quindi, anteprima italiana, anche se in realtà ce ne sarebbero già state altre tre prima di questa qui, anteprima di Dragon Ball Super. Broly, eh sì, questo è Dokkan Battle, non c'entra niente, anzi c'entra in tutto e per tutto, però niente, devo giocare. Ovviamente è ancora presto, io come vedete sono in pigiama, credo sia una delle primissime volte che mi vedete qui in pigiama. Non vi dico che vado a fare la colazione, quindi vi faccio il video di quelle enormi colazioni incredibili, perché io non faccio colazione personalmente. Comunque, ci vediamo, non so quando, ma presto. Bene, è ora di pranzo. E intanto ve lo faccio anche vedere me. Probabilmente non mi avrete nemmeno visto. Eccolo qui, grande merluzzo. E con un po' di Dokkan Battle, ovviamente. E intanto, mentre si continua a mangiare merluzzo, guardate, non cade proprio a fagiolo, una cosa del genere. Guardate qui, guardate che figata. Guardate che figata. Ok, situazione attuale, sono le 18:08. Sto aspettando Joseph perché stiamo per andare all'anteprima. Quindi, signori, ci vediamo, credo, direttamente lì o forse in macchina? Boh, vediamo. Allora, siamo arrivati. Siamo non al dispe... siamo al parcheggio del Al Despace. parcheggio. Tra l'altro mi sono munito anche di microfono d'occasione, ok? Professionale al massimo. Abbiamo Joseph the Gamer qui. Joseph, sei carico? Io sono carico come sempre al massimo, ragazzi. La tensione è alta perché davvero mi aspetto grandi scontri, grandi rivelazioni anche sul passato dei Saiyan, tanta roba. Esatto, ci aspettano anche i doppiatori, tra l'altro. Tanto, tanto, però Esatto, ne esatto. vedrete delle belle, quindi ci vediamo dentro. Joseph, la finisci di fare storia. Signori, anteprima, Dragon Ball Super Broly, Napoli, The Space. Ah, ragazzi, mo ci avete impallato Al bene. top. Brolizzati, tutti brolizzati qui. Vogliamo vivervi ancora più da vicino, vogliamo stringere la mano a ognuno di voi, quindi vi invitiamo, facendo una fila ordinata, a scendere da questa parte, cioè, esatto, per vedere, allora, no, adesso non fare le uscite di sicurezza, dovete scendere tutti di là. Guardate quanta Joseph, gente. continua a fare foto. Cioè, Continua a fare i per video, forza Joseph. autografare tutto. Ragazzi, un evento davvero. Ah!
ma è importante. Allora, io non ci pensavo assolutamente. Io sono arrivata al doppiaggio per caso, perché correvano gli anni, negli anni 80 ci fu una famosissima serie, nessuno di voi se la ricorderà, siete troppo giovani. Chi è che ha detto Kiss Me Licia? La serie non di Kiss Me Licia, ma di Licia Dolce Licia con Cristina D'Avena. Ok, perfetto. Io ero in carne ed ossa, manica. E sembra assurdo, ma io mi sono doppiata. Non so spiegarvi perché. E quello è stato il mio primo, praticamente, doppiaggio importante. Ho doppiato me stessa. Anch'io, è successo un po' per caso, ma volevo fare l'attore, questo sì, da ragazzino, mi piaceva, facevo l'attore di teatro, come Manuela. Diplomata attrice, quindi insomma. Sì. No, perché spesso ci sono attori o doppiatori che fanno questo lavoro, ma non è che abbiamo tanto studiato. E in uno di questi sceneggiati c'era una scena di esterno che era venuta male, per cui bisognava ridoppiarla perché era venuta male. E allora andai in sala a ridoppiarmi e cominciai così, e c'era un direttore che mi disse: ma te devi fare il doppiaggio. E allora ho cominciato. Dentro fuori sarà tutto leggendario! Leggendario! Ma soprattutto anche per Coach Media e Anime Factory, perché credo, anzi ne sono convinto, che un'iniziativa simile sia stata realizzata soltanto qui in Italia e non siamo secondi nemmeno al Giappone, secondo me. Assolutamente, questa iniziativa è stata portata con grande braccio e noi siamo qua tutti per dare una mano, ma ragazzi, voi siete la dimostrazione che la scommessa di Coach Media, secondo me, la vinciamo. Tutti a vedere Dragon Ball Super Broly! Divertitevi, dai! Quindi è appena finita la proiezione di Dragon Ball Super Broly, siamo usciti dal cinema. Bro, è stato o non è stato un filmone? Ci siamo divertiti un botto come dei bambini, siamo tornati bambini. Esattamente, è un film davvero che vi dà una carica, dove voi stessi mettete una carica tremenda, caricate davvero i personaggi, vi divertirete tantissimo come noi ci siamo divertiti a guardarlo, possiamo dirlo. Ovviamente non vi faremo alcuno spoiler, avete visto delle scene prima di queste qui, dove siamo stati effettivamente all'anteprima napoletana e all'anteprima anche italiana del film, ed insomma ci sono stati Claudio Moneta, Emanuela Pacotto, con cui abbiamo scambiato comunque chiacchiere, abbiamo fatto foto, autografi, abbiamo chiacchierato con tutti i presenti lì, insomma ci siamo divertiti davvero tantissimo, esperienza bellissima. Abbiamo incontrato un botto di fan che seguono i nostri canali e non ce l'aspettavamo che erano così tanti, ragazzi. Abbiamo fatto, credo, in totale più di 100-150 foto tra me e te. E credo sia stata anche una grande sorpresa, perché effettivamente noi non avevamo minimamente parlato con nessuno che saremmo stati presenti all'anteprima. Quindi infatti qualcuno mi è venuto a dire effettivamente: oh guarda, non mi aspettavo che tu fossi qui e che anche Joseph fosse qui. Siamo davvero contentissimi e nulla, bro. Per quanto riguarda il film, che dire? Prima di tutto è un film che in tutta sincerità sento di consigliare a chiunque, quindi ai fan di nuova data, del nuovo corso Super, ma anche ai fan di vecchia data soprattutto. Cioè, non sembra, me l'aspettavo. È un qualcosa di stupendo, secondo me, dal punto di vista visivo il film e anche dal punto di vista tecnico. Quindi nulla, bro, solo una curiosità, per chi hai tifato? Per Broly o per altri? Allora, io ti dico, in alcuni momenti ho tifato proprio per Broly, eppure io amo Goku, amo Vegeta, però
in alcuni momenti mi sono gasato. Ti così sei brolizzato. Tanto, mi sono brolizzato, esatto, è usato il termine, mi sono brolizzato al massimo. Ho detto no, spero che qua Broly gli lancia un colpo incredibile per devastarlo. Però non diciamo com'è andata, se no esatto, è spoiler. Esatto, esatto. Beh, guarda, sento di seguirti, dai, ti seguo abbastanza, quindi mi sono brolizzato anch'io e nulla, vi salutiamo, grazie mille per tutti coloro che ci sono stati e quindi andate a vedere il film assolutamente perché merita. Quindi bro, da me, da te è tutto e ci diamo appuntamento al prossimo video, ciao! Ciao ragazzuoli!